Allora, entrando nei contenuti, riprendiamo in qualche modo da dove avevamo lasciato il discorso sulla stesura dei requisiti, o sulla definizione dei requisiti di un sistema informativo. Noi stiamo affrontando in parallelo due discorsi, uno che è più progettuale, diciamo così, specifico, in cui ci concentriamo su come fare a progettare un sistema informativo, diciamo, da zero, cominciando a definire i vari requisiti, i comportamenti, i concetti, poi parleremo di ruoli, parleremo, abbiamo visto le attività e i processi, costruendolo, immaginando di costruirlo, di progettarlo da zero. In parallelo, è ciò che faremo nelle ore successive, andare a fare una panoramica invece di quali sono le tipologie di sistemi informativi che si sono grosso modo affermate negli anni per coprire le varie esigenze delle aziende. No? Quindi, in qualche modo cercheremo in questo caso di tenere l'occhio in entrambi i versanti. Da un lato capire cosa c'è già, anche perché c'è un oceano di sigle esistenti in cui occorre orientarsi, alcune delle quali avremo tempo di approfondire, altre no, e quindi tipologie di prodotti, ma dall'altro bisogna anche capire, uno, come quei prodotti sono stati strutturati e progettati, e due, qual è il processo anche poi per andare a costruire delle funzionalità in più, da inserire in un prodotto esistente oppure per usare in house, diciamo così, per i nostri scopi interni. Allora, un elemento, di nuovo, continuiamo a essere sempre al confine, no, tra quello che è un aspetto contrattuale e un aspetto tecnico, la definizione dei requisiti è il documento, secondo me, principale intorno al quale ruota tutto il progetto del sistema informativo. E, riprendiamo cosette che abbiamo già detto velocemente, ma è un documento, un insieme di documenti, che ha lo scopo, no, di definire che cosa il sistema informativo farà. È una visione diversa rispetto a quella che avevamo adottato, più stretta, più specifica, rispetto a quella che avevamo adottato quando abbiamo fatto, ad esempio, la modellazione di processo. Quando io voglio modellare un processo aziendale, vedo tutto, vedo ciò che fanno gli uomini, le persone, i ruoli in azienda, vedo ciò che fa il sistema informativo. Anzi, disegnando i processi, tante volte non abbiamo ancora deciso quale funzioni, quali attività, no, del nostro activity diagram saranno automatizzate e quali invece saranno manuali. In alcuni casi è ovvio, è esplicito, ma in altri casi no. È una visione più alta, complessiva, appunto, di processo. Descrive ciò che succede in azienda e una parte di ciò che succede in azienda può essere aiutato, facilitato, automatizzato dal sistema informativo. Quando scendiamo a livello dei requisiti, invece, parliamo solamente più, l'oggetto del nostro parlare è solamente più il sistema informativo. Quindi non sto mai ponendo dei requisiti su ciò che fa l'azienda, su ciò che fa l'utente. Pongo dei requisiti su ciò che fa il sistema informativo, ovviamente, in risposta alle esigenze degli utenti e compatibilmente con i processi che l'azienda porterà avanti. Ma il requisito è sul sistema informativo, perché è quello l'oggetto che sto mettendo, se vogliamo, a gara, no? Per trovare uno sviluppatore che me lo realizzi o un'azienda che me lo realizzi. Quindi il documento requisiti specifica che cosa deve fare il sistema informativo e basta. Chiaramente ci sarà un'informazione di contesto che fa capire dove questo sistema informativo si colloca, chi lo utilizzerà, eccetera, eccetera. Ma ciò che viene richiesto, prescritto, no? Indicato è solo esclusivamente legato al sistema informativo. Non c'è scritto l'utente dovrà essere alto più di 1,80 m, no? O dovrà collegarsi a lunedì mattina. No? C'è scritto cosa dovrà fare il sistema, sempre in questo modo. C'è il soggetto che sono gli utenti del sistema e l'oggetto che è il sistema stesso. Il requisito descrive l'oggetto. E poi c'è l'altra attenzione da fare, l'avevamo già detto, ma la rintreschiamo, così oggi quando faremo gli esempi ce l'abbiamo bene in mente. I requisiti specificano che cosa il sistema fa
e non come lo fa. Che una certa funzionalità sia fatta con un bottone in alto a destra o con tre videate successive o con un'immagine che ruota su se stessa non è un'informazione che fa parte di un documento di requisiti. E queste sono varie modalità realizzative della stessa funzionalità. No? Il fatto che, mi viene in mente, quando un telefono suona in un momento inopportuno lo si possa silenziare, quindi lo scriverei come requisito del tipo diciamo così, durante la suoneria relativa a una chiamata entrante, l'utente può decidere di interrompere la suoneria senza interrompere la chiamata. No? Un conto è rifiutare una chiamata, in cui l'altro si vede la chiamata rifiutata, un conto è invece silenziarla. Per cui in realtà chi sta chiamando vede ancora, sente ancora diciamo così, la chiamata aperta, il telefono che squilla, ma il telefono non fa più rumore. Questo è il requisito. Non ho detto come, no? Tipicamente o schiaccio un tasto, a volte molti telefoni diciamo così, riconoscono questo gesto tipo capovolgo, quindi lui sta zitto. Questo fa parte poi del come. Non fa parte del cosa. Di come fa l'utente a dare l'informazione che vuole silenziare la chiamata entrante. Così come non ho detto, mentre prima informalmente l'ho detto, quando suona in un momento inopportuno, nel requisito questa frase in un momento inopportuno non c'è più. Sparisce, perché come farebbe il sistema informativo a sapere se il momento è opportuno o non è opportuno? È un'informazione che ha l'utente. L'utente può, il sistema informativo, in questo caso del telefono, deve offrire all'utente una funzionalità che se vuole l'utente in quel momento può attivare solamente nel momento in cui suona. Altrimenti non ha senso, stiamo descrivendo chiaramente una condizione nella quale questo requisito ha senso di essere specificato. Quando si verifica questo, il sistema permette all'utente di fare una certa cosa. L'utente è libero di farla o non farla. È chiaro che non può richiedere di farla in un momento in cui il sistema, il telefono non sta squillando, non avrebbe senso. Ma non è che stiamo dicendo all'utente non puoi fare cose che sono impossibili da fare, non è un requisito, è semplicemente una sanità mentale. O il fatto che l'interfaccia non ti permette di farlo. Chi non chiusa il sistema, ma chi legge i requisiti, sono figure di tipo diverso. No? E qua riprendiamo il concetto che avevamo già accennato sul finale della lezione precedente. Sono utenti di tipo diverso, ciascuno dei quali andrà a ricercare in quel documento che sperabilmente è unico, nel senso unico per tutte queste varie figure, ciascuno va a cercare un aspetto che gli interessa di più. Quindi è un documento nel quale l'utente va a verificare se il sistema che stiamo descrivendo soddisfa i suoi bisogni, i manager possono andare a cercare quali sono le indicazioni che gli permettono poi di pianificare l'attività e i costi, quindi quanto costa, quanto tempo ci vuole, mentre l'informazione di quanto costa svilupparlo di interesse relativo per l'utente, all'utente interessa forse quanto lo paga, ma sicuramente se gli serve, quanto gli serve. E poi c'è tutta la parte da qui in giù che è relativa alla costruzione e alla messa in opera del sistema e quindi deve esserci informazioni sufficienti e sufficientemente precise per poter procedere a capire che cosa bisogna costruire e poi costruire i test e costruire diciamo così, il piano di manutenzione, correzione, eccetera. Quindi realizzazione, test e gestione. Il punto di vista che cercheremo di tenere noi in questo corso ovviamente è quello relativo alle prime due figure, però ricordiamoci che sotto di noi, è brutto da dire, ma in questa figura perlomeno, no? Al di sotto di quello che è il nostro focus in questo corso, ci saranno persone che dovranno leggere quelle frasi in un modo in cui sarà molto importante la precisione con cui le cose sono specificate, perché quelli diventano poi elementi di progetto. Poi il sistema funziona così perché lì avevi messo la virgola e l'ho letto così, l'ho capito così.
Quindi questa è l'attenzione che bisogna fare. Allora, abbiamo già citato che esiste uno standard, che ha questa sigla qua, 830, che descrive, no? Lo standard si chiama così, no, non c'è scritto qua, ma è Recommended Practice for Software Requirement Specification, quindi da buone prassi, raccomandate. Dare il documento specifica dei requisiti. Allora, oggi entriamo un po' nel dettaglio di quello che è l'indice proposto per questo documento, quali sono le sezioni più importanti, no? E che cosa metterci lì dentro. Vi anticipo già subito che noi faremo un po' questi esercizi, ma mi viene a dire purtroppo, in fase di esame la stesura di requisiti è una cosa che porta via molto tempo, perché di fatto stiamo parlando, poi lo vedremo quando elencheremo le cose, ci sono molte cose da specificare, molti dettagli. Quindi non vi verrà chiesto stendi il documento dei requisiti per la determinata funzionalità, magari un singolo requisito o funzionale o due che sono specifici, diciamo così, alla parte del corso. E poi soprattutto la parte poi grafica, che si concretizzerà con un diagramma, che si chiama un diagramma dei casi d'uso, e con una, diciamo così, una descrizione più strutturata dei casi d'uso stessi. Quindi noi ci ragioniamo, però cerchiamo di immaginarcelo completo questo documento, anche se poi, gioco forza, lavoreremo solamente su dei pezzettini, che sono quelli più specifici, diciamo così, più tecnici, se posso dire, più operativi. Vabbè, e queste sono le sezioni, prefazione, introduzione, glossario, definizione dei requisiti utente, architettura di sistema, specifica dei requisiti di sistema, modelli di sistema, evoluzione del sistema, appendici e l'index, che in italiano si traduce come indice analitico, non è l'indice del documento, no? Non è l'indice delle sezioni 1, 2, 3, ma è, diciamo così, l'indice inverso basato su parole chiave. Allora, qui riconosciamo alcune cose e riconosciamo già le voci su cui metteremo maggiormente l'attenzione. Questa parte qua di glossario significa definire in modo non ambiguo i termini di cui ci occuperemo, che è molto legato al modello concettuale che abbiamo imparato a sviluppare. In realtà il modello concettuale va un pochino oltre a un semplice glossario, una semplice elencazione e spiegazione dei termini, perché definisce anche le relazioni tra di essi, lo fa in un modo formale, anche gli attributi a volte, ma in realtà in un glossario gli attributi sono espliciti spesso, no? Quindi questa parte qui ci racconta quali sono gli oggetti di cui si occupa il sistema informativo e soprattutto dà delle definizioni. Definizioni che sono vincolanti per tutto il resto del documento. Se io nel glossario dico utente uguale un qualunque utilizzatore del sistema, oppure se dico utente uguale un utilizzatore del sistema che si è identificato con login e password, sto usando la stessa parola, la sto definendo in due modi completamente diversi. Allora poi quando andrò avanti a dire l'utente può registrare, che ne so, sul calendario un proprio appuntamento, quella specifica accezione del termine utente fa riferimento a come l'ho definito nel glossario. E quindi se l'ho definito nel secondo modo, allora quando c'è scritto utente posso già dare per scontato di sapere chi è, perché l'ho già riconosciuto, l'ho già autenticato. Nel primo caso, se l'avessi definito nel primo caso, invece no. Quindi mi cambia tutto sotto, secondo di come definisco i termini di base. È libero ovviamente questa definizione, non è che c'è una definizione giusta e una sbagliata. L'importante è poi essere molto coerenti sull'uso che si fa di questi termini. Per cui magari uno definisce l'utente anonimo e l'utente registrato, per non aver dubbi, oppure utente anonimo o utente registrato o utente, o semplicemente utente, per avere una scorciatoia linguistica volendo, se la maggior parte delle funzionalità del sistema, come spesso accade, è riservata agli utenti registrati. Però bisogna fare attenzione a questo, perché poi cambia poi il comportamento che dobbiamo specificare per il sistema. Scusate. Poi c'è la parte della definizione dei requisiti utente, che è quella che ci interessa di più. I requisiti percepiti dall'utente,
Cioè l'utente che cosa può fare col sistema? Può prenotare un biglietto, può cambiare una prenotazione, può cancellarla, può ottenere un rimborso? Quali sono i requisiti che il sistema deve fare dal punto di vista dell'utente? Che sono il livello alto rispetto ai requisiti dal punto di vista del sistema. Avevamo già fatto la distinzione tra utente e sistema, ovviamente i requisiti a livello di sistema sono molto più dettagliati, molto più specifici, parleranno di numeri, e infatti di mezzo c'è l'architettura di sistema. L'architettura di sistema è una scelta di come il sistema verrà realizzato, quali moduli funzionali avrà, come si chiameranno, su quali server gira, in che linguaggio è scritto, quali librerie utilizza. Allora posso andare a rileggere i requisiti di utente conoscendo una scelta conoscendo l'architettura che è stata scelta, posso andare a rileggere dal punto di vista dei requisiti a livello di sistema. Quindi da qua in poi, in realtà dal system architecture in poi, inizia la parte vera e propria di progettazione, che noi, come vi ho detto più volte, tendiamo un pochino a sfumare. I requisiti per la natura possono essere di varia natura, volendo si possono raggruppare o vedere almeno concettualmente in varie categorie. Ad esempio li possiamo organizzare, faccio solamente alcuni esempi, per categorie di utenti, cioè alcuni requisiti impattano su alcune categorie di utenti, descrivono le funzionalità che la categoria di utente amministratore, a cui la categoria di utente amministratore avrà accesso. Altri gruppi di requisiti descrivono le funzionalità a cui, la categoria di utenti stagisti avrà accesso, o cose di questo genere. Oppure sulla base delle caratteristiche, features, cioè un gruppo di requisiti descrivono le feature relative alla gestione delle sale riunioni. L'altro gruppo relativo, un altro gruppo di requisiti racconterà le feature relative alla gestione, degli approvvigionamenti delle macchinette del caffè. Sto inventando ovviamente. Questi vari punti di vista sono in buona parte indipendenti tra di loro, perché nella gestione delle sale riunioni anche lì avrò quei requisiti, alcuni saranno relativi ad alcuni utenti, magari chi ha la possibilità di approvare l'occupazione di una sala, e invece chi avrà solamente la possibilità di visionare il calendario che c'è, delle prenotazioni già effettuate. Quindi sono modi diversi, non esiste purtroppo un indice unico, in che ordine li scrivo i requisiti, e li posso raggruppare e ordinare in modi diversi, perché in realtà è una, una classificazione a più facce, da più punti di vista lo posso vedere. Se sono più vicino alla progettazione mi può interessare la gerarchia funzionale, quindi questo blocco che cosa fa, questo sottoblocco che cosa fa, e quindi raggruppo sulla base di quali sono i moduli software che vanno a realizzare le singole funzionalità, per dirne una. Quali sono, in caso dell'oggetto si fa riferimento a quali sono tutti i requisiti che hanno a che fare con riferimento al modello concettuale, con l'ordine. Allora, l'ordine può essere creato, spedito, rifiutato, pagato, eccetera, eccetera. Parto da un oggetto del mio modello concettuale, da una classe, e vedo quali sono i requisiti che girano intorno alle operazioni che posso fare con quell'oggetto. Sono approcci alternativi, ma tutti contemporaneamente veri. Cioè io in certo senso li dovrei poter pescare in vari ordini. Questi. Chiaro che se è un documento Word avrà un certo elenco. Ci sono degli strumenti molto costosi, molto strutturati, che invece ci permettono proprio di taggare ogni requisito da questi vari punti di vista e quindi poi vederseli ordinati, raggruppati in modo diverso, è molto utile per vedere se mancano delle cose. Lo progetti in un certo modo, secondo un certo punto di vista, poi provi a guardarlo da un punto di vista diverso e ti accorgi subito se ci sono dei buchi. Se c'è una cosa che hai creato e non puoi... questo qui era l'indice proposto dallo standard. Poi quello che um,
proponiamo noi, su cui ragioneremo un pochino più in dettaglio, è una versione un po' semplificata, non, soprattutto avendo tagliato via la parte di progetto, di progettazione, di architettura, eccetera. Quindi, di tutti i punti di quel grosso indice, noi ragioniamo su questo sottoinsieme, no, un pochino più semplificato, perché è quello che ci interessa un pochino di più, in cui abbiamo anche specificato meglio il contenuto di alcuni paragrafi, dove anziché ad esempio parlare di requisiti utente abbiamo parlato di casi d'uso, perché poi sarà questa la metodologia che abbiamo scelto di usare per rappresentare quel tipo di requisiti. Quindi questo qua è il riferimento nostro, che è chiaramente una semplificazione rispetto a quello generale. Allora, vediamo un po' i vari punti, ragioniamoci. Obiettivo e contesto. Scopo vuol dire contesto, non vuol dire scopo, facciamoci ingannare dalle sonanze. Qual è il contesto generale del sistema che stiamo costruendo e quali sono gli obiettivi o l'obiettivo del sistema che stiamo costruendo? Il sistema informativo sarà inserito nell'ambito della contabilità aziendale e ha l'obiettivo di verificare la presenza degli impiegati nelle varie fasce orarie. Cosa vogliamo? La visione, le tre righe principali che dicono ma di cosa stiamo parlando? Prima di andare a dire l'utente si deve registrare, deve alzarsi al mattino, quello che è. Mettiamo chiaro qual è il confine poi di fatto. Infatti l'ultima riga qua è che cosa ricade dentro e che cosa è fuori dal contesto che ci interessa. Nell'esempio che ho fatto, dentro sicuramente ci sarà il sistema di rilevamento delle presenze. Fuori ci sarà il calcolo dello stipendio oppure il recupero delle ore quando uno un giorno sta un'ora in più, il giorno dopo sta un'ora in meno. Questo è fuori ai fini stipendiali, no? Se ho fatto, alla fine hai fatto le ore che dovevi fare nel mese, non compete al modulo di rilevamento presente, gestione presente, compete al modulo di calcolo degli stipendi o eventualmente delle ferie, dei permessi, ma sono moduli separati, funzionalità separate, no? Rispetto alla definizione che ho dato prima. Quindi la definizione devo dare in modo che sia chiaro a tutti che una certa cosa sta dentro questo sistema e una certa cosa invece sta fuori. Se non è chiaro questo dall'inizio, di sicuro ci troveremo tra 6 mesi e 1 anno con dei buchi. Dice, ma questa cosa qua manca, chi lo doveva fare? Dove doveva stare? E ovviamente poi le opinioni divergeranno sicuramente a vostro favore. L'altra cosa che, informazione che in un certo senso è di contesto, sempre, ma un pochino più soft, un pochino più ampio, è who cares, ho detto così in modo un po' brutale, chi sono gli stakeholder, cioè chi sono le entità aziendali, diciamo, la definizione sarebbe interessate alla buona riuscita del progetto, alla buona funzionalità del progetto, ai risultati che questo progetto può dare. No, gli stakeholder sono coloro che di fatto ne hanno una parte di beneficio dal fatto che questo sistema sarà realizzato. Non necessariamente è il committente, cioè chi ti paga, chi ti richiede quella funzionalità. Lo stakeholder è un concetto un pochino più ampio di tutti coloro che trarrebbero beneficio dalla buona riuscita o dalla corretta implementazione di questo sistema. E quindi sono quelli, in certo senso, a cui bisogna tener conto, di cui bisogna tener conto nella progettazione del sistema stesso. Se deve dare un beneficio a colui che fa, magari anche a chi fa gli stipendi, non è un utente diretto, non è dentro l'obiettivo fare gli stipendi, ma sicuramente chi fa gli stipendi sta a guardare e spera che esca fuori una buona cosa del regolamento presente in modo che lui possa prendersi i dati e usarli bene. E questi stakeholder ovviamente sono diversi normalmente rispetto agli utenti del sistema. In certo senso tutti gli utenti sono stakeholder, cioè se tu sei un utente di un sistema, se funziona meglio questo sistema sei più contento, se fa ciò che deve fare sei più contento. Però all'utente dedicheremo uno spazio maggiore, perché sull'utente, intorno all'utente che faremo la progettazione.
gli stakeholder hanno un interesse indiretto, non sono utilizzatori diretti del sistema, ma se questo sistema funziona ne hanno un beneficio, sono interessati al fatto che funzioni e magari anche a finanziare lo sviluppo, ma questo non ci interessa a livello di un documento tecnico. Poi secondo punto importante, quindi questo è il primo punto, ma che poi in realtà è la prima mezza pagina, non stiamo parlando di 20 pagine in cui uno deve fare il tema, no? Il tema della maturità, sullo scope, purpose e scope. Definiamo bene chi è in gioco, con chi dobbiamo parlare, a chi beneficia, che cosa deve fare e finisce, e che cosa non deve fare, cioè capire bene fin dove si ferma il mio sistema. Una pagina che si possa spiegare a un manager in meno di 2 minuti, se vi sta a ascoltare per 2 minuti. Poi la seconda parte, qui cominciamo a entrare più nel contenuto, dicevamo i termini utilizzati, il glossario, sono la definizione dei concetti principali, definizione non ambigua, noi ci aiutiamo molto col modello concettuale, perché essendo una rappresentazione formale aiuta molto ad esplicitare le relazioni e soprattutto anche a dare un nome unico, non un nome univoco. Poi, spesso, nei documenti requisiti fatti bene, oltre al modello concettuale c'è anche proprio un glossario, nel senso che per ciascuna delle classi ci sono 3 righe che spiegano che cosa intendiamo con quel tipo di concetto. A volte ci saranno anche nel glossario delle definizioni di termini che non corrispondono al modello concettuale, non corrispondono a una classe da qualche parte, ma semplicemente per spiegare il linguaggio. Questa parte è importante anche perché chi dovrà, ricordate i vari utenti, le varie persone, i vari ruoli che andranno a leggere questo documento. Alcuni conoscono meglio il dominio, altri invece conoscono meglio la tecnologia, il dominio nel senso dell'applicazione, che cosa deve fare. Altri conoscono meglio la tecnologia. Alcuni termini che sono scontati in un certo dominio magari non sono ben noti a chi deve poi realizzare il sistema. Allora il glossario serve anche a questo. No? Quando parlo di un termine gergale, no? nel campo della contabilità, io poi non sono esperto, quindi invento, se dico quadratura, chi fa contabilità sa subito cosa vuol dire quadrare. No? Magari chi deve realizzare quella funzionalità, voi non sappiamo bene come lo può intendere. Allora, una bella definizione, magari poi con un riferimento ad approfondimenti possibili, ci sta per aiutare chi legge, no? A comprendere di cosa si sta parlando. Oppure, peggio ancora, quadratura è ancora un termine che tutto sommato felice perché è molto specifico. Al di là della quadratura del cerchio, si parla della quadratura dei bilanci e poco altro. Se uno usa invece un termine, che so, occupazione. Occupazione, sì. A seconda che io stia parlando di logistica, quindi caricamento di container, oppure occupazione delle aule, oppure occupazioni abusive, oppure a seconda del dominio nel quale vado a calare, quel termine ha un significato completamente diverso. Questo succede sempre quando si prendono a prestito dal linguaggio comune dei termini e all'interno di una comunità applicativa si associa a quel termine un significato completamente diverso. Allora bisogna disambiguarlo a un certo punto, dire beh, si parla di questo per evitare che lo sviluppatore che fino a ieri si è occupato di una cosa diversa, o un progettista che fino a ieri si è occupato di una cosa diversa, interpreti quella parola in un modo che per lui fino a ieri era naturale, ma adesso non è più quello stesso significato perché il dominio è cambiato. No? Tra l'altro è uno dei problemi di tutta la divulgazione scientifica in cui tu usi dei termini della lingua normale e le persone li percepiscono in un significato, con un significato che è quello normale, non è quello specialistico che ne dai tu. Ma qui non divaghiamo. E questa è una parte, diciamo, importante in cui si costruisce un linguaggio condiviso e preciso tra chi ha specificato il sistema e chi lo dovrà realizzare, insomma, tra i vari livelli. È collante di tutto il resto, il linguaggio con cui è scritto tutto il resto. Dopodiché c'è la parte di requisiti,
sempre di requisiti stiamo parlando, la parte di requisiti che impattano sull'utente. E noi qua li abbiamo chiamati, perché useremo questa metodologia, come ho detto, i casi d'uso, gli use case. Cioè descriviamo quali sono le funzioni, o meglio, non tanto le funzioni, ma i requisiti sulle funzioni che il sistema offrirà agli utenti, frase purtroppo un po' lunga per dire la giusta completa, attraverso una serie di casi d'uso, cioè esempi di come il sistema viene usato dall'utente stesso. Esempi possibilmente esaustivi. Cioè ti faccio l'elenco di tutti i modi in cui l'utente potrà usare il sistema. Che non è l'elenco di tutte le funzioni, tutti i bottoni, tutti i menu. L'elenco di tutte le funzioni, tutti i bottoni è qualcosa di livello più basso. I casi d'uso, per dire, non vuol dire clicca sul bottone, ma vuol dire che prenota la sala riunioni. Questo è un caso d'uso, che coinvolge ovviamente più passaggi. Più passaggi però per compiere un'azione di senso compiuto. Quando dico clicca sul bottone prenota, non è un'azione compiuta, perché ha senso solamente se prima ho scelto qual è la sala riunioni che voglio e qual è l'orario in cui la voglio. Cliccare sul bottone da solo non dice nulla. Non è un requisito lato utente, che interessa l'utente, in cui l'utente ottiene qualcosa. È una, se vogliamo, un requisito lato sistema, ma anche un pezzettino di esso solamente. Quindi noi proviamo a decomporre il sistema negli usi che l'utente ne può fare. Usi possibilmente indipendenti l'uno dall'altro, separati e compiuti, di senso compiuto. Quindi il discorso prenotazione della sala riunioni non finisce con l'utente cerca, sceglie una sala riunioni da un elenco e clicca su invio o su cerca. Questo non serve a niente, non conclude l'azione, non conclude l'uso del sistema. Mettiamoci nei panni di un utente che a un certo punto dice: ah, allora faccio questo, fa 3-4 interazioni successive, 5-10 quante servono, e poi è soddisfatto perché ha fatto ciò che voleva fare, oppure non è soddisfatto perché a un certo punto ci sono stati degli errori, per cui il caso d'uso non sempre arriva a felice compimento, ovviamente. Ecco, noi il sistema lo descriviamo in questo modo, che in qualche modo comincia a raccontare l'interazione tra l'utente e il sistema, senza ancora vincolarla troppo, non diremo mai il bottone giallo, ma diremo l'utente fornisce i dati, che poi li fornisca in una tendina, fornisca in un campo di testo o altro, non è importante, anzi sarebbe sconsigliato da indicare un caso d'uso. E quindi che cosa c'è nei casi d'uso? Poi ovviamente dedicheremo ampio spazio a definirli, analizzarli e poi a costruirne qualcuno. Innanzitutto il caso d'uso mi deve dire chi vuole fare che cosa, cioè chi è l'attore principale, diciamo l'attore, l'utente che a un certo punto vuole iniziare a fare una cosa, e qual è l'obiettivo di quell'azione intrapresa dall'utente. Allora, se chiedi a un utente cosa stai facendo, o cosa vuoi fare in questo momento quando ti colleghi al sistema, non ti dice voglio cliccare su un bottone, no? O voglio inserire dei dati, un dato in una casella. Non è un obiettivo suo dell'utente. Lui ti dirà voglio prenotare la sala riunione. Questo è l'obiettivo. E qual è l'utente, qual è l'attore che può fare questo? Sarà un utente che ha il privilegio, la possibilità, i diritti che il sistema gli riconosce di prenotare una sala riunione. Quindi questo termine attore noi lo useremo per qualificare meglio il tipo di utente che abbiamo di fronte. Un caso d'uso è chi è che usa il sistema, può essere l'amministratore, può essere il responsabile della logistica, può essere un impiegato, può essere un visitatore, può essere un stagista, può essere, a seconda del sistema informativo che stiamo creando, l'insieme degli attori o dei ruoli che questi attori possono assumere varia.
In ogni caso d'uso dobbiamo identificare chi è l'utente per cui questo caso d'uso è stato pensato, è stato creato. Non l'utente nome e cognome, ma la categoria di utenti per i quali questo caso d'uso è stato pensato. E che tipicamente sarà accessibile solamente a loro. A loro oppure alle categorie più ampie che li comprendono. Quindi, interazione, chi si mette a interagire, chi ha voglia di fare questa cosa e che cosa vuole ottenere nell'iniziare quell'attività. Poi ci sono anche qua due modi di vederli, i casi d'uso a livello alto, a livello business o a livello utente, che definiscono, diciamo così, la traccia principale, la traccia macroscopica delle azioni che vengono fatte, oppure i casi d'uso possono essere anche definiti a livello di sistema, come sempre un passo di raffinamento successivo, in cui vado ad aggiungere dei dettagli in più. Allora, per esempio, a livello di sistema mi sbilancio e dico questo caso d'uso magari lo uso usando un certo tipo di interfaccia, un browser piuttosto che un tablet, allora cambiano i dettagli di sviluppo nel caso d'uso a livello di sistema. Ma a livello business o a livello utente non c'è ancora differenza. Quindi si passa proprio a livello concettuale, i vari passi, le varie operazioni che l'utente compie a livello concettuale. Essenzialmente queste operazioni sono scambio di informazioni. Cioè l'utente dice al sistema una cosa, il sistema risponde a una certa cosa. L'utente chiede, seguiamo se vogliamo l'esempio della prenotazione della nostra riunione. L'utente intende prenotare la nostra riunione. Il caso d'uso si sviluppa con l'utente che richiede al sistema l'elenco delle sale riunioni esistenti, non disponibili, non so ancora quando lui la vuole, quindi non posso dire se è disponibile o no, delle sale riunioni esistenti o delle sale riunioni a cui lui può avere accesso, dipende. Il sistema fornisce tale elenco, a questo punto l'utente seleziona una fascia oraria, quindi un giorno, un intervallo di tempo che vuole prenotare, e l'utente gli fornisce, cioè il sistema risponde, no? Con l'elenco delle sale riunioni disponibili in quella fascia oraria. Dopodiché l'utente sceglie una di queste e conferma la propria scelta. Questo è uno scenario possibile. Mentre l'ho detto, non ho potuto fare a meno di immaginarmi delle videate. Ma ho cercato, è perché se no non ho una base con cui ragionare, con cui immaginarmi ciò che farà l'utente. Però poi quando poi lo scrivo e lo rileggo devo fare attenzione che lì dentro non ci sia nulla che dica sposta il mouse e clicca, perché poi magari non è una videata fatta come la pensavo, sarà fatta in modo diverso, sarà fatta con un dispositivo mobile, e quindi no, cerchiamo di rimanere più astratti rispetto alle azioni specifiche. Qua abbiamo già comunque fatto delle scelte. Una scelta nella quale io prima specifico una fascia oraria e poi il sistema mi dice quali sono le riunioni disponibili. È un caso d'uso. Un caso d'uso diverso sarebbe quello in cui io dico, ma io, sai, ho una certa anche flessibilità sull'orario, quindi fammi vedere tutte le sale quando sono disponibili, poi io scelgo. Perché magari quella sala lì che mi piace perché è più comoda, mi piace di più, c'è il videoproiettore che funziona meglio, è più vicina al bagno, non lo so, preferisco quella e magari posticipiamo di mezz'ora la riunione, perché lì è occupata fino a mezz'ora prima. Allora, se immagino un caso di questo genere, lo costruisco diversamente. Quindi magari l'utente specifica il giorno e non l'ora, come primo passo, e il sistema mostra l'elenco di tutte delle prenotazioni esistenti in tutte le sale riunioni in quel giorno. A quel punto l'utente sceglie una sala e sceglie un orario. Le informazioni sono sempre quelle, eh? La sala, l'ora, il giorno e il fatto che sia disponibile. Ma vengono chiaramente presentati in un ordine diverso a seconda di qual è l'esperienza che voglio dare all'utente, il tipo di interazione che voglio offrire all'utente. Poi magari sono ricco e voglio che il mio sistema le offra entrambe. Puoi scegliere per
orario fisso per orario flessibile. Adesso bisognerà dare dei nomi sensati alle cose. Però è per dire che anche in un'operazione semplice ci sono già delle scelte che stiamo facendo. Scelte in cui ci stiamo immaginando i modi in cui gli utenti utilizzano il sistema. Il che è pericoloso, perché quando un progettista si immagina come l'utente utilizzerà il suo sistema, non è nei panni e nelle scarpe dell'utente. Quindi ciò che per me sembra ovvio, che l'utente dovrà fare così, quando l'utente lo vede, dice, ma perché l'ha fatto in un modo così strano? No? È all'ordine del giorno. Questo non è inevitabile, ma ci sono delle metodologie di progetto che coinvolgono gli utenti anche in questa fase di progettazione. No? Il cosiddetto user-driven design. Parto dal cliente degli utenti, le valido e vado a vedere come gli utenti stessi, con delle persone che poi utilizzeranno il sistema, con dei semplici, che potrebbe anche essere, no, ci sono delle metodologie, magari ne parleremo un attimo, metodologie basate anche su fogli di carta. Ti disegno su un foglio di carta le tre videate che avevo in mente e ti dico, tu cosa capiresti di questo, in che ordine le metteresti, cosa pensi che succeda quando schiacci su questo bottone? Anche con metodi molto leggeri, molto semplici di questo genere, che normalmente nessuno fa, soprattutto nei sistemi gestionali, si riescono a progettare, a descrivere dei casi d'uso e poi dopo che diventeranno progetti, requisiti di progetto, poi di sistema, più accettabili per l'utente e poi in ultima analisi più efficaci. Anche. Ok, questa è la parte chiaramente chiave. I casi d'uso saranno il linguaggio che noi useremo per descrivere i requisiti di tipo funzionale. Ovviamente i requisiti non funzionali non si possono descrivere in questo modo, come una sequenza di operazioni, una narrativa di ciò che fa l'utente di fronte al sistema. I requisiti non funzionali sono fuori. Ad esempio, alcuni requisiti non funzionali sono la tecnologia utilizzata. Può far parte del documento dei requisiti, dei vincoli, del tipo tecnologico, dico guarda, certe cose devi farle in questo modo, deve essere un'applicazione HTML5, deve girare su un server, che ne so, Linux, con questa potenza di calcolo, con questa memoria, eccetera, eccetera. Quindi sono requisiti tecnologici che tipicamente vanno a toccare tre componenti di un sistema informativo, cioè il server, il punto in cui avviene l'elaborazione, la memorizzazione dei dati, l'interfaccia utente, che tipicamente è un browser o un dispositivo mobile, oggi, tra 5 anni non lo so, e la connettività, la rete tra i due. Sono questi tre pezzi alla fine. C'è un dispositivo in mano all'utente, una macchina che ha una chiave da qualche parte e in mezzo ci sarà un modo per collegarla. Questa tecnologia ovviamente ogni anno, ogni 5 anni, ogni anno cambia, ogni 5 anni viene stravolta, però i macro componenti sono sempre gli stessi. Poi ci possono essere altri requisiti di tipo essenzialmente non funzionale. Qui vedete che questo elenco è molto simile, se non è proprio identico, l'intenzione era di richiamarlo esattamente nei contenuti, a le tipologie di requisiti non funzionali che abbiamo brevemente visto l'ultima volta. Gli altri vincoli, cioè che processo di sviluppo software utilizzare, quali regole di business, quindi di fatto quali sono quei vincoli che arrivano dal dominio, quali sono i vincoli o gli obiettivi sulle prestazioni, tempo di risposta, numero di utenti contemporanei, velocità di scaricamento, cose di questo genere. Tutte le parti sulla sicurezza, documentazione, usabilità, manutenzione, portabilità, eccetera, eccetera. Poi è carina quest'ultima voce di questo elenco, quindi tutti i requisiti funzionali, c'è questa voce che dice, beh, poi ci sono alcune cose che non sappiamo ancora, cioè al momento di chiusura di questo documento ci possono essere degli elementi che non sono ancora definiti o che abbiamo deciso di definire in un secondo momento. Che è normale, perché se uno aspetta di conoscere tutto di tutto, non parte mai. Quindi questo template ci suggerisce a un certo punto dire, se hai lasciato delle cose in sospeso, bene, si fa sempre,
sono in sospeso perché non hai ancora avuto tempo di ragionarci, oppure hai visto che ci sono dei problemi e al momento non sai quale sia la soluzione, quindi non sei in grado di impegnarti, facciamo così o facciamo cos'ha. L'importante è che tu tenga traccia di questo, che da qualche parte sia scritto le cose in sospeso, le rogne del domani, le abbiamo posticipate domani, ma sappiamo che ci sono, non le stiamo nascondendo, non le stiamo cancellando. I problemi non ancora risolti o problemi semplicemente posticipati. E beh, poi c'è tutta la parte, sempre di contesto, che pone dei vincoli, principalmente di processo, ma non solo, alla nostra applicazione. Tutti gli aspetti organizzativi, umani, legali e politici. Allora, il primo dice, what is the human backup to system operation? Human backup sembra offensivo, vuol dire, ma se il sistema per qualche motivo si rompe, o si ferma, o non mi posso più collegare, o me lo rubano, o si brucia stanotte, c'è un modo, dimmi di sì, c'è un modo di portare avanti l'attività in modo manuale, dimmi di sì, se non siamo fregati, qual è? No? L'esempio che di solito vi ricordate sempre è se stanotte prendesse fuoco, o anche se allagasse, che è meno distruttivo, no? Il centro di elaborazione dati della segreteria didattica, che tiene tutti i vostri voti, tutte le vostre carriere, da quando vi siete iscritti, e quindi si allagano gli hard disk, si fondono, no? Immaginate i vostri voti lì a mollo, tutto perso. C'è un modo di farvi dare gli esami a gennaio? Di registrare questi voti? Di recuperare quelli vecchi? Sì, c'è, ve lo garantisco, tranquillo. No? C'è una serie di backup, sia in formato elettronico che in formato cartaceo. Sono requisiti di legge affinché un sistema informatico possa avere informazioni che hanno valore legale. Se ho perso altre informazioni, gli avvisi, i materiali didattici, non ne frega niente nessuno. Ma un voto universitario o un titolo di studio è a valore legale, quindi la conservazione di un sistema informatico ha delle regole ben precise di sicurezza e di conservazione. Quindi su questo possiamo stare tranquilli. Che qualcuno ci ha pensato. Ovviamente costa, eh? Non è che nulla viene gratis. Però nella progettazione di un sistema informativo complesso, i cui dati siano importanti, ma ancora di più la cui disponibilità sia critica per l'azienda, mi devo sempre chiedere, e se dovesse venire a mancare, cosa faccio? Fermo tutto o un piano B? Beh, il sistema dovrà avere la affidabilità più alta possibile, garantirmi che, però, l'affidabilità più alta possibile non è mai infinita. No, adesso ho fatto l'esempio dell'allagamento, a noi non è mai successo. Ma a scienze dell'informazione, avete presente della scienza dell'informazione nel campus del Pier della Francesca in Corso Svizzera, che è una parte dell'Università di Torino, una parte di scienze dell'informazione, quindi chi studia informatica, non ingegneria di informatica, è là. E lì è vicino alla Dora Baltea. E come anche da noi, le sale server erano nello scantinato, nel piano seminterrato. È un anno la Dora è esondato, allagato tutto, hanno dovuto buttare via tutto. Per fortuna lì c'erano solamente i server del dipartimento, poi i dati dei gruppi, eccetera, non era il server della segreteria didattica, però lì hanno buttato via tutto. Cioè, preso. E questo non ha a che vedere con l'affidabilità del sistema, cioè il sistema magari era affidabilissimo, ma non era stato previsto, diciamo, un livello, diciamo, non chiamiamolo catastrofico, non si è fatto male a nessuno, però c'era un danno grave. Ma la stessa cosa è successa, ricordo, in un laboratorio, questo fu un paio d'anni fa, in un laboratorio di quelli didattici del mio dipartimento, in cui erano venuti a fare dei lavori sul tetto e dovevano scoperchiare il tetto, il giorno dopo mettono una copertura nuova, la sera quando sono andati via non hanno messo i nylon, di notte, indovinate un po', è venuto giù un temporale nubifragio con più tramollo. L'acqua non è molto gradita normalmente dall'informatica. Quindi non so, qualcosa sono riusciti a recuperare, ma molto poco. Quindi, vabbè, non, poi, di aneddoti ne avrei fin troppi.
qual è un piano B per continuare a condurre i processi aziendali che ormai si sono automatizzati, ma in una condizione magari temporanea, speriamo, no? In cui il sistema informativo non sia disponibile, e che vuol dire due cose: recuperare i dati esistenti e continuare a lavorare, quindi continuare a introdurre e elaborare dati nuovi, informazioni nuove. Vabbè, il secondo è più ampio come portata: quali sono i requisiti legali e politici? Politici forse è una parola un po' troppo forte, diciamo strategici, ma quelli legali soprattutto, dipende dai dati che... Se pensiamo a un sistema che gestisca una parte di bilancio, lì il bilancio deve essere strutturato esattamente come le varie normative sulle leggi fiscali che cambiano ogni giorno prescrivono. E quello deve essere fatto così, non posso deciderlo io, deve essere fatto secondo quel modo. Se gestisco dei dati personali, dei dati riservati, ci sono delle leggi che mi dicono come devo gestirli e così via. Quindi non le scrivo io nei miei requisiti, me lo dicono le leggi. Però io in qualche modo devo richiamare, devo conoscere, devo essere sicuro di conoscere quali sono le leggi, i requisiti di legge che si applicano in quel caso lì, nel caso del mio sistema informativo. Se no posso fare una cosa bellissima, ma non è applicabile. Anche solo un domani voi vi alzate al mattino e dovete costruire, che ne so, il nuovo Facebook, la prima cosa che vi chiedete è di chi sono i dati... No, polemica che ci esce fuori di tanto in tanto, di chi sono le informazioni, il testo che scrivi, l'immagine che metti di sopra, di chi sono, di chi è la proprietà. Se lo dovessimo fare in Europa, dove le leggi sulle privacy sono molto diverse rispetto a quelle statunitensi, dove non esistono praticamente, probabilmente la soluzione tecnica che si troverebbe, anche il tipo di funzionalità offerte, sarebbe molto diverso. Quindi questo legale vuol dire molte cose, cioè requisiti legali sul tipo di processi, sul tipo di dati che conservi e in alcuni casi anche sul tipo di relazione con gli utenti finali. Il discorso della relazione con gli utenti finali si applica soprattutto se il sistema informativo è offerto al pubblico, in cui ogni nuovo utente generico che utilizza il sistema informativo, che si registra, di fatto stipula un contratto con me. Allora devo capire quali sono le implicazioni legali di questo contratto. Quando clicca su accetta, accetta le condizioni d'uso senza averle mai dette, e quello è un contratto che deve essere legalmente valido nella nazione nella quale risiede l'azienda che lo offre. Invece per i sistemi informativi cui utenti siano tipicamente dipendenti di un'azienda, questo problema non c'è di solito, perché c'è già il contratto di lavoro, si dice al dipendente: guarda che quello che fai qua dentro lo fai in nome per conto dell'azienda, quindi non sei tu che mi fornisci i tuoi dati personali o altro, ma svolgi un processo che è codificato e previsto dal tuo lavoro, fine. Quindi in questo caso non ci sono questi aspetti. Vabbè, poi qui ci sono quali sono le conseguenze umane del completare questo sistema. Cosa cambia nel modo di lavoro, cosa cambia nei ruoli che venivano occupati prima dalle persone e adesso vengono occupati dal sistema, qui. Quali sono, diciamo un punto quasi più sindacale che non altro, quali sono i requisiti sulla formazione? Questo invece è molto importante. C'è un sistema bello, nuovo, che richiede 5 minuti di formazione o 5 mesi di formazione? Perché i costi sono anche quelli, perché io posso avere un sistema che costa, la cui costruzione mi costa, che ne so, 200-300 mila euro, e però ho la necessità di fare 3 giornate di formazione per 5.000 dipendenti. Allora mi rischia di costare di più la formazione che non la costruzione del sistema, perché in giornate di lavoro perso, in trasferte, in formatori, c'è cioè qualcuno che poi fa questa formazione, in materiale, eccetera eccetera. Quindi non è per nulla trascurabile. Oggi si tende a fare il più possibile sistemi che abbiano un gradino di ingresso praticamente nullo. Però non sempre si può, dipende un po' da qual è il processo che stai gestendo. Un minimo di formazione spesso ci vuole, minimo o non minimo. Però questo qua sarebbe utile esplicitarlo. L'altro, quali assunzioni dipendenti ci sono sull'ambiente di lavoro
essenzialmente, nel quale sistema verrà utilizzato. Però mi sono soffermato ovviamente di più su quelle parti che hanno una controparte più tecnologica. E questo è il contenuto. Il contenuto di un documento, torniamo all'indice, che di cui capiamo che ogni parte è importante. Quelle su cui ci soffermiamo di più saranno ovviamente i punti 2 e 3, no? Perché sono quelli poi iniziali che danno il cappello a tutto il resto. Casi d'uso, cioè i requisiti funzionali e termini, glossario, modello concettuale, eccetera, eccetera. In ogni caso, dove è andato? È importante che questo, immaginate un sistema un po' complesso di dover scrivere, prendiamo, non so, Gmail o qualunque altro sistema che offra posta elettronica. Proviamo a immaginare quanti casi d'uso. Quante cose posso fare? No? Posso leggere la posta, posso ricercare, posso ordinarla in un certo modo, posso vedere i dettagli di una voce, di una conversazione, posso scrivere un nuovo messaggio, posso ricercare un destinatario di un messaggio, quindi interagendo con la rubrica, posso salvare, aggiungere un'etichetta a un messaggio oppure un gruppo di messaggi, posso fare certe azioni sul singolo messaggio, posso fare certe azioni su un elenco di messaggi che ho selezionato oppure sul risultato di una ricerca. Sono i primi che mi sono venuti in mente. È difficile probabilmente scendere sotto i 100 casi d'uso, se uno si mette lì ad elencare le cose diverse che posso fare. Non i bottoni diversi, questo sarebbe molto di più, ma le azioni diverse che posso compiere. In un'applicazione che tutto sommato non è complessissima, eh? Cioè fa una cosa sola, fa la posta elettronica. Quindi immaginate la vastità di queste specifiche. Se di ciascuna devo andare a descrivere cosa fa l'utente, i vari passaggi. Quindi quello che è importante è avere, chiaramente non è una lettura amena, un romanzo che si legge la sera per rilassarsi, un documento dei requisiti, deve avere un formato abbastanza rigido, no? Spesso, ma è molto schematico, in modo che il requisito numero 1 e il requisito numero 107 siano scritti grosso modo nello stesso stile, in modo che siano anche facili da confrontare, ricercare, eccetera. La lingua, il linguaggio, la descrizione deve essere usata in modo coerente, cioè non ne voglio vedere uno informativa, con i verbi informativa, l'altro con i verbi passiva, l'altro all'impersonale, eccetera, no? Ci si perde, sono difficoltà in più, no? Ad esempio qui dice usare alcune anche costruzioni verbali standardizzate, ad esempio usare sul verbo dovere, nella lingua inglese si dice, cerca di usare shall o should, shall qua è relativo ai requisiti obbligatori, should è relativo ai requisiti facoltativi, però che sarebbe meglio che ci fossero, quindi in qualche modo desiderabili. Ad esempio should e non may, no? È una scelta, no? È una scelta linguistica, l'importante è usarla sempre in modo coerente. Addirittura, qui si arriva ancora a molto prima dell'ingegneria dei requisiti, ci sono proprio anche degli standard che si sono consolidati, ad esempio nel mondo degli ingegneri che hanno costruito internet, proprio definito, ridefinito in un certo senso i verbi, il significato dei verbi, no? May not, shall, should, eccetera, must in alcuni casi, e quindi usare in modo coerente questi termini. E poi, vabbè, qui c'è un suggerimento, usare un graffetto per le parole più importanti, in modo che salti all'occhio facilmente qual è, perché poi molta descrizione è verbosa, ma vogliamo vedere quali sono i tre punti più importanti, e evitare, quindi c'è un suggerimento proprio di formattazione, evitare l'uso di gergo informatico e aggiungerei io anche gergo di dominio, un termine che sia in grado, che venga compreso solo dai tecnici oppure solo dai, diciamo così, dai stakeholder o solo dagli utenti, non è utile,
perché stiamo cercando proprio un documento che sia condiviso, condivisibile tra questi due livelli. E quindi bisogna usare il più possibile o termini di certa comprensione reciproca oppure termini che sono definiti nel nostro glossario. Un termine gergale esiste, beh, innanzitutto vediamo se ne esiste prima uno più facilmente comprensibile da tutti. Se no, lo definiamo, lo spieghiamo e poi usiamo quello che abbiamo definito e lo andiamo a piazzare nel glossario. Questo a scopi chiaramente di comprensibilità. Se vogliamo, è l'esatto opposto di un comunicato di marketing, in cui si fa quasi sempre il contrario, si deve essere originali, si deve usare parole ad effetto, si deve, diciamo così, dare un certo tipo di messaggio che non sempre coincide col contenuto di ciò che è scritto e cose di questo genere, no? Perché ovviamente lo scopo è completamente diverso. Poi prendiamo ancora una parola sul passaggio successivo, che è quello che noi non toccheremo, che è quello dei requisiti a livello di sistema. No, finora ci siamo concentrati sui requisiti a livello utente. Sono facilmente descrivibili, ci sono vari modi per descriverli, no? Quello di casi d'uso è il modo che abbiamo scelto di presentarvi in questo corso e quindi di utilizzare nel corso. E poi ci sono i requisiti a livello di sistema, ovviamente, che, diciamo così, spesso possono non far parte della prima versione del documento dei requisiti, quella che avevamo detto contrattualmente valida, no? Che lega il committente allo sviluppatore, perché a volte possono essere dei requisiti che vengono prodotti dagli sviluppatori stessi. Dice, vabbè, mi hanno dato sta roba da fare, adesso un attimo, seguiamoci un attimo, come la faccio? Allora, mi do io dei requisiti al mio interno per dirmi come intendo procedere alla realizzazione. E quindi vado a rileggere i requisiti utente in termini di requisiti di sistema. Ah, c'è scritto che l'utente soprattutto, non so, sia sui requisiti funzionali che su quelli non funzionali. Se sui requisiti non funzionali c'è scritto l'utente dovrà, per accedere ai più diffusi, che sono browser, sui più diffusi sistemi operativi, e beh, poi a un certo punto a livello di sistema devo dire facciamo l'elenco esatto di quali sono le versioni supportate, perché poi quando faccio il testing non è che ogni tester decide secondo lui quali sono i browser più utilizzati. Facciamolo nel conciso, questo è il caso del requisito funzionale. Idem per un requisito funzionale, richiamiamo a memoria l'esempio delle riunioni di prima, a un certo punto devo decidere in quanti passi l'utente e il sistema si scambiano informazioni. Allora, la scelta della data e l'elenco delle sale riunioni, le metto nella stessa pagina, e quindi un passo unico, o le metto in due pagine diverse? A un certo punto dovrò dirlo, senza ancora entrare nel dettaglio della progettazione, ma perlomeno non entrare in un dettaglio maggiore. Quindi una specifica più dettagliata delle funzioni che il sistema offre, i servizi che utilizza e i vincoli, più dettagli, questo è relativo a detail, più dettagliate rispetto al livello dei requisiti utente. Cose che all'utente non interessano, ma a me interessano per poter iniziare lo sviluppo. No, faccio già delle scelte più dettagliate. A questo punto, da qui in poi, posso cominciare la progettazione vera e propria del sistema. Quindi aggiungo i dettagli che mi servono per poter cominciare la progettazione. Riempio quel gap tra ciò che interessa l'utente sapere e ciò che interessa al programmatore sapere. Se fai parlare un utente con un programmatore, non si capiscono direttamente. No, c'è bisogno di un passaggio intermedio in cui dici, ma quella cosa lì ho fatto l'utente, in realtà significa che il sistema deve fare questo e questo. Allora, il programmatore lo capisce e lo fa, se è bravo. Possono essere o non essere, vedete che qua c'è una fase possibilista, compresi nel contratto. Cioè io il contratto posso arrivare fino al livello di requisito utente, io fammi un sistema che faccia questo, poi sono fatti tuoi, che stai mettendo nei costi. Oppure inseriamo anche la fase di requisiti a livello di sistema dentro l'aspetto contrattuale. Questo poi dipende ovviamente dai casi. Vabbè, questi requisiti di sistema anche loro hanno i loro modelli che possono essere utilizzati, che poi spesso sono dettagli, l'utilizzo di dettagli ulteriori rispetto ai modelli che già conosciamo. Quindi un diagramma delle classi, l'abbiamo già detto, può essere usato sia per dare un modello concettuale generale, sia
come ha visto chi ha fatto programmazione oggetti, sia per dare proprio la progettazione delle classi che il sistema dovrà costruire. La notazione grafica è la stessa e viene usata in un modo molto più dettagliato, più raffinato si dice, no? Non raffinato nel senso di fighetto, ma nel senso di maggiori dettagli, no? Si fa un raffinamento, cioè un dettagliamento, in italiano non c'è dettagliamento, successivo rispetto a un diagramma che aveva uno scopo diverso. E poi lo sforzo che stiamo sempre cercando di fare, almeno a parole, è di tenere separato quello che è la specifica dei requisiti dalla progettazione del sistema. Tutti i libri ti dicono che è meglio fare così. Cerchiamo di specificare il come senza dire cerchiamo di specificare il cosa senza dire il come. Diamo requisiti sui modi in cui il sistema può essere utilizzato senza dire come questa interazione avviene nel dettaglio, senza dire dov'è il bottone, eccetera. Questa è buona prassi soprattutto per la mantenibilità, la portabilità del sistema. Ho il requisito che sia indipendente dalla progettazione, dall'implementazione, vive più a lungo, è più facile da leggere, più facile da verificare e soprattutto non risente di nuove mode, nuove tendenze, nuove evoluzioni sul lato tecnologico. È anche vero che quando scrivo il requisito è proprio difficile riuscire a scriverlo e pensarlo senza immaginarci una possibile realizzazione. E quindi in qualche modo anche controvoglia uno un po' di progettazione la fa già delle scelte. Non c'è una separazione nettissima, non ci può essere. Poi magari lo scrivo in modo che non traspaia la scelta di progetto che ho fatto, ma alla fine ce l'avevo, no? L'ho già fatta in qualche modo. Devo già immaginare, no, il dispositivo, l'utente, immaginate anche a livello di casi d'uso, io non posso immaginare di avere facciamo un esempio pratico, un caso d'uso è ricercare, io sono magari, mi metto nel contesto di chi deve fare la gestione delle presenze del personale, quindi a un certo punto dovrò vedere e ricercare il dettaglio dell'ultimo mese di una determinata persona. Okay? Questo può essere un caso d'uso. Il responsabile delle presenze, degli stipendi, insomma, diamo un ruolo a questo attore, responsabile delle presenze, vuole consultare le presenze di una determinata persona nell'ultimo mese oppure in un determinato periodo. Diciamo nell'ultimo mese, così ci togliamo di mezzo la data. Allora, dal punto di vista puramente dei requisiti, io direi, passo 1, il responsabile, cioè l'attore principale, il responsabile delle presenze, identifica la persona. Passo 2, il sistema mostra l'elenco delle presenze dell'ultimo mese. E va bene. A livello utente va bene così. Dietro questo identifica la persona, però mi lascia amaro in bocca, detto così. Soprattutto se io specifico un sistema che lui dovrà implementare, perché lo conosco, e so già che cerca di fregarmi, identifica la persona, se io fossi il programmatore, volessi tirare l'acqua al mio mulino, ti è mai scritto identifica la persona, io ti metto un bel campettino di testo in cui ti chiedo scrivimi la matricola della persona. C'è scritto identifica, dammi la matricola così me lo identifichi e io ti faccio vedere le presenze di quella matricola lì. Poiché la prima volta che l'utente lo usa, diciamo così, gli dà un calcio. Ma come? Io la matricola di sicuro non la so da solo, non so memoria, scusate. E allora dovrò prima andare a fare la rubrica, ricerca per cognome, ricerca per nome, quella matricola, me la scrivo su un foglio di carta, poi A cambio di data e copio il numero. Oh, quante volte siete andati in banca alla posta e avete visto fare questa cosa? Succede sempre.
gente che va lì su una procedura o anche in segreteria da noi, poi si vede che si appunta una cosa, un codice su un pezzo di carta, poi cambia la procedura e devono rimettere lì quello stesso codice, il nome, la stringa che avevano trovato dall'altra parte. Questa è un'interpretazione minimalistica del requisito. Allora, se io voglio evitare queste cose, devo a livello dei requisiti scendere un pochino più in giù. È vero che lo inquino facendo un po' di progetto, però almeno hai visto che poi chi fa il progetto fa delle cose indecenti. Un bel da dire a livello di requisito non funzionale, il sistema dovrà avere una buona usabilità, ma poi vai a dimostrare che quel campo lì non è usabile, o cioè diventa poi difficile, no? Sul piano poi oggettivo dire no, questo non mi piace. Sì, questo non mi piace lo posso sempre dire, ma questo non mi piace non è contrattualmente rilevante. Per dire questo non rispetto un certo requisito. Allora diventa totalmente rilevante. Allora mi inquino il mio requisito e scendo un livello. Dico, anziché dire l'utente identifica la persona, dovrò dire l'utente inserisce dei criteri di ricerca della persona. Criteri di ricerca della persona, torno indietro di 40 pagine, nel glossario ci sarà una voce, criteri di ricerca uguale matricola, virgola nome, virgola cognome oppure reparto relativo a una persona. Allora, passo 1 è l'utente inserisce dei criteri, scusate, l'attore principale, quindi il responsabile del sistema presente, inserisce dei criteri di ricerca della persona, il sistema gli mostra l'elenco delle prime 100 persone, ad esempio, o che soddisfano quei criteri di ricerca, perché se per caso l'elenco fosse lunghissimo non voglio vederlo tutto, capisco che devo restringere. A questo punto l'utente sceglie tra nell'elenco visualizzato la persona che gli interessa. Non ho ancora disegnato l'interfaccia, ma perlomeno ho aggiunto un passaggio in più, ho spiegato meglio quel termine identifica, dicendo che identificarlo permettigli di darti la possibilità di ricercarlo. Se inserisco dentro la funzionalità di visualizzazione delle presenze una micro funzionalità di ricerca in rubrica. Ho già fatto un po' di progetto? Sì. Era evitabile? Forse no. Quindi si gioca poi su queste cose quando si fa progettazione. Poi non ho detto se la cosa si deve rinfrescare, avviare la ricerca, tutti una serie di dettagli che ovviamente fanno parte poi della progettazione e dell'implementazione. Ma alcune cose già le devo mettere. E quindi è molto difficile separare veramente nettamente la fase di requisito dalla fase di progettazione. Noi abbiamo dato per scontato che il documento dei requisiti fosse un documento, una narrativa testuale, cioè delle frasi scritte, ci siamo detti, devono scritte in modo ordinato, in modo strutturato, con un schematico, un modo, diciamo così, vincolato dei verbi e dei sostantivi relativamente a quanto c'è scritto nel glossario, eccetera, eccetera, eccetera. Ma esistono anche altre proposte, poi chi si occupa di ingegneria del software, se va a vedere la letteratura, da sempre, questo è un problema molto sentito, riuscire a descrivere che cosa deve fare un sistema informativo, da cui poi è nato anche l'UML, tutta una serie di formalismi di specifica, proprio perché i sistemi informatici sono tra i sistemi più complessi, no, che siamo in grado di progettare, quindi la loro descrizione effettivamente sfugge, comunque cerchi di descriverlo, lui è più complicato, e quindi si manca sempre un pezzo. E quindi sono nati anche dei linguaggi specifici o delle notazioni grafiche specifiche che aiutassero diciamo così, i primi progettisti e gli analisti, no, a descrivere i loro sistemi e a descrivere cosa fanno. Poi ci sono alcuni casi in cui si va all'estremo dicendo la specifica del sistema è una serie di equazioni matematiche, visto che se vogliamo non possiamo dargli torto, nel senso che alla fine l'informatica prende dei bit d'ingresso e sputa dei bit in uscita e c'è una funzione che lega i due, quindi se uno riesce a esprimere tutto questo in termini di sequenza di vincoli matematico-logici ha fatto la specifica perfetta, si tratta poi di costruire un sistema che risolva questo insieme di equazioni in un certo senso. Insomma, nel teorico sì, oppure in alcune nicchie, in alcuni casi molto
particolari si usa questo, quando c'è magari bisogno di assoluta sicurezza, no? In cui si fanno proprio delle metodologie di progettazione, come si dice, formali, in cui la specifica è una serie di, diciamo, requisiti logico-matematici e poi i vari passaggi che arrivano fino al linguaggio di programmazione di fatto sono assistiti dagli strumenti di dimostrazione matematica. Se io devo fare un controllo, che ne so, delle barre di uranio in una centrale nucleare, probabilmente un approccio di questo genere è più che richiesto, no? Perché lì non posso sbagliare perché qualcuno ha dimenticato una chiusa graffa, l'ha messa sulla riga sbagliata. No? Non puoi neanche fare testing, cioè che testing faccio? Se poi scoppia, ho sbagliato. No? Però chiaramente è un estremo. Tra il linguaggio normale e l'estremo opposto che è il linguaggio matematico ci sono una serie di sfumature che sono vari tipi di diagrammi, vari tipi di template, di modelli, di tabelle nei quali si cerca di un pochino organizzare, incasellare l'informazione. Quindi il primo passaggio è usare un linguaggio strutturato, cioè ti vincolo il modo in cui puoi fare le frasi. Puoi fare frasi solamente al presente, in una forma diretta, usando un soggetto, eccetera, eccetera. E in un certo senso è un linguaggio naturale usato in modo morigerato, senza abbellimenti, ma rimanendo solamente al sodo, l'essenziale delle frasi, molto pesante da leggere, per carità. Però non è sempre informale, perché tutto sommato si riesce a leggere e a scrivere. Ricordiamoci che uno delle persone che devono leggere questi requisiti sono i committenti, quindi non posso entrare troppo. Nel caso della centrale nucleare il committente è in grado di leggere la parte matematica, in un caso di un sistema informativo per la gestione del personale no. Quindi deve essere anche adatto, deve mantenere questa caratteristica che abbiamo detto fin dall'inizio di essere leggibile dai due lati, dall'interno e dall'esterno. Quindi questo è un pochino quello che, senza darci delle regole troppo precise, cercheremo di fare noi, scrivere un linguaggio schematico, semplice, frasi brevi, esplicite, eccetera, eccetera. Oppure ci sono dei passaggi ulteriori, ad esempio, sempre sulla base di descrizioni testuali, ma incasellate in tabelle, in form. No? Qui, se non sbaglio, c'è un esempio di un requisito preso da un sistema biomedicale, perché parla del sistema di controllo, il software di controllo di una pompa di insulina. Sapete che se l'insulina ne pompa troppo o troppo poca, la persona non gradisce normalmente. E quindi questo requisito è stato scritto in una forma più strutturata. Quindi la funzione di questo requisito, cosa devo fare, lo descrive a parole, quali sono gli ingressi, cioè le informazioni che usa, quali sono le uscite, quindi i valori calcolati o in questo caso la dose che deve essere inserita, la source è da dove proviene l'input che utilizza, cioè questo valore qua, la lettura del livello di zuccheri attuale arriva dal sensore, non è che la leggo da un'altra parte, no? La leggo da lì, e invece le altre le ho già lette in memoria, sono le due letture precedenti, quindi in questo caso lavoro su uno storico di 3. Destination, questa è un'informazione architetturale. Dove va a finire questa funzione? All'interno del mio sistema, nel ciclo di controllo principale. E poi c'è la descrizione a parole, alla fine si arriva, è una frase che spieghi, cioè possiamo strutturare finché vogliamo, ma a un certo punto devo spiegare che cosa fa. Quindi o scrivo equazioni o scrivo frasi. In questo caso dice comdos, che è l'output, è 0 se il livello di zucchero è stabile oppure sta scendendo, oppure se il livello sta aumentando, ma il tasso a cui il tasso di aumento sta decrescendo. Qui parlo della derivata prima e della derivata seconda, no? Dei segni delle derivate che posso calcolare sulla base di questi R0, R1 e R2, che sono l'ultima lettura, la penultima e la terzultima. Per quello mi servono 3 letture, perché devo fare una stima della derivata seconda. Se ne avessi solamente 2 non potrei. Se invece il livello cresce e anche il tasso di crescita sta crescendo, quindi derivata prima e seconda positive, noi che abbiamo fatto l'analisi lo possiamo dire, allora si calcola questa dose dividendo la differenza, e qui si descrive a parole un calcolo da fare. Opinabile la scelta di descrivere a parole un calcolo, però qui è fatta così.
se il risultato è, se per caso il risultato si arrotonda a zero, allora anziché dargli zero gli dai una quantità minima definita, che sarà da qualche parte definito, la minimum dose è una variabile che deve essere definita da qualche parte. E poi ci sono degli elementi, alcuni dei quali riprenderemo a livello di caso d'uso, ma cominciamo a abituarci a queste definizioni. Richiede, allora innanzitutto dice, ok, questa funzione qui può vivere da sola oppure dipende dall'esistenza e dal corretto funzionamento di altre funzioni? E qui dice, guarda, questa cosa, per poter fare questa io devo avere le due letture precedenti. Quindi devo avere un'altra parte del sistema che sarà gestita da altri requisiti che mi gestiscono lo storico delle letture. Io qui non lo faccio, lo scopo di questo non è gestire lo storico, ma è calcolare la dose da iniettare, che è una cosa diversa rispetto a mantenere la traccia dello storico. Qui mi dice che questi sono degli input, li uso, ma devo essere sicuro che qualcuno li calcoli questi valori, e me li salvi e me li memorizzi. Quindi questo non può funzionare se l'altro non funziona. E questo è, diciamo così, una dipendenza tra due diversi requisiti. Una parte del sistema non ha senso farla funzionare se non c'è prima l'altra funzionante finita, corretta. E poi ci sono delle condizioni dinamiche, che chiamiamo precondizione e postcondizione. La precondizione è una condizione che si deve verificare, che deve essere vera, deve essere pronta, nel momento in cui inizio a eseguire questa funzione. Se no, questa funzione non può iniziare. In questo caso dice, io inizio a fare questa cosa solamente se nel serbatoio di insulina ho la quantità sufficiente di riserva pari almeno alla dose massima che potrei dover iniettare. Se no, il serbatoio è finito, è inutile che mi metta a calcolare la dose se poi non so quanto ne posso iniettare perché il serbatoio o non ce n'è o non ce n'è abbastanza. La differenza tra la requires e la precondition è che requires è una condizione strutturale, cioè questo funziona se quell'altro funziona. La precondizione è una condizione dinamica. Può essere vera o no? All'inizio di questo caso d'uso controllo se questa condizione è vera. Se no, questo non lo posso proprio cominciare. Non ha senso pensarci. La postcondizione invece è una modifica, quando c'è, quando la spieghiamo, è una modifica dello stato del sistema dopo che questo caso d'uso è stato completato. Cioè dopo che ho fatto questo puoi essere sicuro che è successo così. Caso d'uso, inserimento di un nuovo utente nel sistema, la postcondizione può essere c'è un utente in più nel sistema. Cioè alla fine l'effetto qual è? L'effetto di averlo eseguito. L'effetto sul sistema. Qual è? In questo caso dice, beh, ho aggiornato i valori storici. Nel caso che dicevamo prima dell'occupazione, della consultazione delle presenze, non c'è nessuna postcondizione. Nel senso che dopo che la persona ha visto queste presenze non è cambiato nulla nel sistema. È contenta la persona, è cambiato nulla nella persona che sa delle cose in più, ma nel sistema non è cambiato nulla. Quindi queste sono due, ne parleremo meglio quando parleremo di casi d'uso. Vabbè, poi ci sono altre specifiche, ad esempio questa qua è in forma tabellare, in cui vado a decomporre la descrizione in linguaggio strutturato in una serie di casi o sottocasi, però si applica, dipende ovviamente dal tipo di sistema che vogliamo costruire. Quindi questo rende un pochino più esplicito i calcoli che vengono fatti e le differenze e come vengono approssimate queste derivate prima e seconda, come delle semplici differenze. E poi ovviamente ci sono i modelli grafici, di cui in particolare quello che si usa per descrivere il funzionamento espressivo, per descrivere i requisiti funzionali, è il cosiddetto diagramma delle sequenze,
in cui io ho diverse, è molto simile come concetto a un diagramma di un activity diagram con le swim lanes, no? Con le colonne, in cui ciascuna colonna corrisponde a un attore che può essere o un utente di un sistema o una parte del sistema stesso. E poi ci sono delle frecce che indicano gli scambi di informazione. La differenza fondamentale tra i diagrammi della sequenza e gli activity diagram è che nei diagrammi della sequenza le linee, diciamo, dall'alto verso il basso scorre il tempo. In activity diagram invece non c'è il tempo, non c'è una direzione, i blocchi possono essere collegati come vogliamo. L'altra differenza è che in activity diagram cerca di rappresentare tutti i casi possibili, tutte le evoluzioni possibili, mentre una sequence diagram rappresenta una possibile sequenza di avvenimenti. Non è detto che sia l'unica, che è uno dei tanti modi in cui un'attività si può svolgere, se vogliamo. Però senza entrare nel dettaglio adesso, fa vedere che l'utente inserisce la carta dentro lo sportello del bancomat, poi la carta richiede il PIN, l'utente inserisce il PIN, il bancomat mostra il menu delle opzioni, l'utente sceglie di richiedere un prelievo e così via. E esplicita lo scambio di informazioni tra l'utente e il bancomat. Questo scambio di informazioni probabilmente comporterà anche lo scambio di informazioni tra il bancomat e il database della banca in alcuni momenti. Questa parte qui, tra bancomat e database della banca, ovviamente non fa parte del requisito utente, farà parte del requisito sistema, perché l'utente ne frega niente di quando il bancomat parla col database della banca. Così come esistono alcune, non so quanto si legga, qui ci sono exception invalid card, alcuni scambi di informazione che sono, diciamo così, eccezionali, eccezioni, cioè errori quasi sempre. La carta non è valida e quindi anziché permetterti di andare avanti ti dico carta non valida e te la sputo fuori. In un diagramma delle sequenze, in un diagramma di attività, un activity diagram, avremmo un blocco if che dice carta valida, carta non valida, se non è valida vedi cosa succede. E quindi lì posso vedere, seguire le frecce e vedere tutti i casi possibili. Qui mi viene presentato uno scenario principale e indicati quali sono i punti di eccezione, i punti possibili di errore, ma non si va a sviluppare quello. Serve principalmente a visualizzarsi il caso d'uso normale. Mentre lo dico parole, lo disegno. È un modo, se vogliamo, alternativo o parallelo di descrivere, come abbiamo fatto sempre finora negli esempi a parole, i vari passaggi. Questi passaggi li schematizzo anche a fianco, di solito come interazione tra un utente, che appartiene a un certo tipo di attore, appartiene a un certo ruolo, e il sistema. E scambio di informazioni ovviamente poi implicherà che ci debba essere qualche tecnologia attraverso il quale il sistema dà le informazioni all'utente, che ne so, parla, scrive, stampa, e una qualche tecnologia attraverso cui l'utente dà informazioni al sistema, cioè inserisce la carta, digita il PIN, schiaccia un bottone da un'altra parte, che sono, se ci pensate, un banco, ma sono interfacce diverse. No, una tastiera per un posto, l'inserimento della carta da un'altra parte, lo schermo con cui leggere o scrivere da un'altra parte ancora, sono proprio pezzi diversi di interfaccia. E quindi ci sono anche qua strumenti grafici di questo genere che l'UML prevede. Non vi tedio con questa parte qua di interfaccia perché è più specifica. Ecco, non ne parlo adesso, ma lo metto con puntatore in avanti, ce ne occuperemo tra una settimana e mezza probabilmente. Un aspetto da tenere in conto, a un certo punto abbiamo sempre detto non vogliamo vedere il come, non vogliamo vedere il come, non vogliamo vedere il come, a un certo punto bisognerà dire come l'informazione viene presentata all'utente. E quindi fa parte della progettazione, in parte quindi anche dei requisiti che stanno a monte, definire le interfacce utente attraverso le quali gli utenti potranno recepire le informazioni e fornirne di nuove. Quando prima parlando dicevano io non posso mostrare più di 100 nomi perché sennò sono ingestibili. E questo è un elemento di interfaccia che però vincola il requisito, perché io non posso pensare di scrivere requisiti senza sapere che poi c'è un certo tipologia di interfaccia che è in grado di implementarmeli
e che lo stato dell'arte, diciamo così, mi permette di farlo. Allora, quando vedremo la descrizione poi dei casi d'uso, quindi i requisiti funzionali nel dettaglio, li affiancheremo anche da un minimo di progettazione, o perlomeno di ragionamento su come si può progettare nelle fasi iniziali l'interfaccia utente, che non richieda un grafico che ti fa i disegni bellini, no? Quello verrà dopo, cioè la scelta dei colori, della grafica, eccetera, ma perlomeno la scelta degli elementi di informazione che permettono questo scambio di informazione, i cosiddetti mock-up grafici o prototipi grafici. Ok, vabbè, anche sia dal punto di vista dell'argomento che dal punto di vista dell'orario, direi che sia opportuno fermarci per un po' di intervallo e poi riprendiamo con l'altra parte.